al criminale attentato avvenuto la notte scorsa sul treno Roma-Brennero tra Firenze e Bologna. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e 48 feriti, per due dei quali i medici si sono riservati la prognosi. È il risultato orribile di una esplosione che ha fatto saltare un vagone del convoglio partito ieri sera da Roma eccezionalmente affollato. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto poco prima dell'uscita da una galleria, vicino alla stazione di San Benedetto Val di Sambro. Gli attentati ai treni cominciano esattamente 5 anni fa in questo periodo. Solo dopo molti mesi di indagini vengono accusati, in base alle prove raccolte dal giudice istruttore D'Ambrosio, i neofascisti veneti Franco Freda e Giovanni Ventura, accusati anche della strage in Piazza Fontana a Milano. Gli attentati del 9 agosto erano stati preceduti una settimana prima da 2 esplosioni avvenute di notte su 2 treni della linea Milano-Venezia. La stessa notte a Milano sul direttissimo da Trieste e a Venezia sul treno. 12ª norma transitoria della Costituzione. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Articolo 1 della legge 645 del 1952. Si ha riorganizzazione del prosciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza. Dopo le bombe sui treni dell'agosto 1969 e quelle di Piazza Fontana, di Gioia Tauro, della questura di Milano e di Brescia, l'attacco fascista è esploso la notte del 4 agosto in Emilia-Romagna, cioè nel cuore di una regione che fonda la sua tradizione più alta nei valori democratici del risorgimento e della resistenza e nel patrimonio ideale dei movimenti popolari di ispirazione laica, socialista e cattolica. I consigli comunali di San Benedetto Val di Sambro e di Castiglione dei Pepoli chiedono ai poteri costituzionali dello Stato il più fermo, risoluto intervento al fine di accertare e condannare esecutori e mandanti dell'efferato crimine. Le forze politiche, sociali, sindacali e democratiche dell'Emilia-Romagna chiedono al governo, al Parlamento, di agire con urgenza e immediatezza per fare piena luce sull'orrendo attentato, individuando sollecitamente responsabili, mandanti e finanziatori per impedire nuovi crimini che insanguinino ancora il Paese. La drammaticità del momento non tollera né negligenze né indugi. La Regione Emilia-Romagna, le province, i comuni, le forze politiche democratiche riaffermano il deciso impegno dell'intero tessuto democratico e istituzionale a difesa dell'ordinamento costituzionale repubblicano, gravemente minacciato dal disegno eversivo in atto nel Paese e che con la criminale strage sulla linea Firenze-Bologna ha nuovamente scosso l'Italia. 5 agosto, mentre l'Italia intera vive ore di tensione, la Giunta regionale, le rappresentanze del Consiglio, delle province e dei comuni, dei partiti democratici, sono riunite nell'aula consigliare della Regione. Il Presidente dell'Assemblea, onorevole Armaroli, sottolinea la necessità più urgente. La drammaticità del momento impone di organizzare ovunque la vigilanza democratica, con una mobilitazione corrispondente alla delicatezza della situazione. Ci troviamo davanti ad un disegno che ha per fine strategico l'annientamento della nostra vita democratica. Gli organi dello Stato debbono mobilitarsi, riguadagnare finalmente il troppo tempo perduto in situazioni di attesa, per non dire di negligenza. Dall'Emilia deve uscire, proprio dinanzi alla tragedia, un altro esempio ancora di fermezza e di lotta che nutra la fiducia con la quale da tutta Italia si guarda alla nostra terra democratica e antifascista. Lo stesso impegno era stato solennemente affermato dal Presidente della Regione Fanti nell'Assemblea degli amministratori regionali, comunali e provinciali dell'Emilia-Romagna a Bologna il 12 giugno, a pochi giorni dalla strage fascista di Brescia. Loro, i fascisti, tirano le bombe, colpiscono, uccidono. E noi, per dare una risposta a questa domanda, una nostra risposta alla Regione e al Paese, noi ci troviamo qui per rinnovare lo sdegno e la nostra diretta partecipazione a quella eccezionale risposta
che ha fatto del 28 maggio uno dei momenti più alti della mobilitazione democratica del popolo e di tutte le forze sane della nazione. Fino ad oggi abbiamo fatto appello alle dirette responsabilità di altri organi costituzionali dello Stato, governo, Parlamento, magistratura, perché forti di un nostro consenso, forti di un nostro appoggio, usassero tutti i poteri di cui dispongono per intervenire e stroncare la trama nera, l'azione eversiva delle bande criminali fasciste, ma le inadempienze altrui, le colpevoli tolleranze o complicità, la gravità del pericolo richiedono qualcosa di più e lo richiedono direttamente a noi, espressione di quello Stato regionale e delle autonomie su cui poggia l'articolazione democratica della Repubblica Italiana. Segreteria della Federazione Regionale CGL, CISL, UIL, interprete dello sdegno dei lavoratori, rivendica misure energiche e adeguate per colpire fino in fondo e senza cedimenti gli esecutori, i mandanti e i finanziatori della strategia della pensione. I lavoratori sono esasperati per la debolezza degli organi dello Stato nella prevenzione dei crimini fascisti e nella ricerca e punizione dei responsabili. Antifascista dell'Emilia Romagna sono le radici di questa presenza popolare che si esprime nelle parole del sindaco di Bologna Renato Zangheri innanzi al capo dello Stato, al governo, ai massimi dirigenti dei partiti dell'arco costituzionale. A pochi chilometri da San Benedetto Val di Sambro c'è un paese i cui abitanti furono sterminati col ferro e col fuoco dalle belve naziste. Loro alleati e complici erano i fantocci fascisti. Le odierne alleanze e complicità non possono più a lungo restare nascoste. I figli dei carnefici di Marzabotto sono tornati a colpire con la stessa disumana ferocia. Chi vi sia dietro, chi li sospinga, chi appena maschera la nostalgia del passato osserva, c'è da credere, con compiacimento e benevolenza le gesta di questi efferati seguaci della violenza e attende il momento di farsi avanti per stabilire un suo ordine, l'ordine del silenzio, della paura, l'ordine nero, che sarebbe poi, come già è stato, il peggiore disordine, l'eversione di tutti i valori politici, morali ed anche solamente umani. E per questo l'invito che il Paese rivolge a chi ha responsabilità statali è di procedere con maggiore e crescente decisione. Ai criminali non deve essere data tregua. Ciò che è necessario cambiare sia cambiato negli orientamenti politici e nelle procedure di tutela dell'ordine pubblico. Alla prova di saldezza che gli italiani hanno dato in questi anni e continueranno a dare, deve corrispondere l'azione coerente e inflessibile degli organi dello Stato, se lo Stato vuole mantenere la sua ragione d'essere, se vuole esercitare il suo ufficio, se non vuole essere travolto da una irreparabile crisi di disorientamento e sfiducia. Ci si chiede da molti quali armi usare nella lotta contro
dietro la trama eversiva che avvolge tragicamente il paese. Diciamo da questa città partigiana, medaglia d'oro della resistenza, da questa terra ricca di tradizioni di lotta per la liberazione degli uomini dall'ingiustizia, che la Costituzione è l'arma necessaria e sufficiente per combattere il fascismo. Nessun'altra può avere successo, nessuna scorciatoia è idonea e possibile se non si vuole scendere sul terreno minato dei nemici della democrazia. La Costituzione, con la sua ispirazione profondamente democratica e popolare, con la sua indicazione chiara a promuovere ed assicurare la partecipazione dei lavoratori alla direzione della società e dello Stato. La Costituzione, con la sua esplicita direttiva antifascista. Questa è la nostra arma, questa è la base della nostra forza. Il senso di responsabilità e la combattività delle masse sono emersi in questi giorni in piena luce. Le assemblee elettive si sono poste al centro della mobilitazione e dell'impegno antifascista. Esse rappresentano un presidio intatto e potente delle libertà democratiche. Dal paese, da ogni sua legittima espressione, sale una domanda di pulizia e di giustizia alla quale deve essere data risposta con fatti, decisioni, misure drastiche e definitive. Non deve più incombere sul nostro popolo la minaccia e diciamo pure il ricatto di una eversione violenta ogni volta che si delinea l'esigenza e la possibilità di un rinnovamento e di un progresso. Certo, le radici del fascismo sono ramificate e profonde. Sono nell'arroganza dei potenti, in aberranti ideologie, in suggestioni e appoggi internazionali. Tali radici vanno recise con il coraggio dei momenti gravi, poggiando sulla forza di una salda coscienza popolare, che sarebbe follia e colpa offendere e che oggi si dispiega in tutto il suo vigore. Vanno recise creando il necessario clima politico, favorendo anziché ostacolare l'avanzata delle idee e delle forze che si muovono nello spirito della Costituzione della Repubblica. Al raggiungimento di questo obiettivo, che viene prima e sopra ogni altro, Bologna e l'Emilia-Romagna offrono, signor Presidente della Repubblica, il loro contributo di mobilitazione e di iniziativa. Se la trama nera volesse stringere da vicino questa città e questa regione, troverà adeguata risposta. Qui la democrazia affonda nella vita stessa e nella storia, non si riduce a riti formali. Qui il popolo conosce tutte le asprezze e tutta la nobiltà di una lotta che sa essere suprema. Vogliono comprendermi coloro che in questo momento soffrono, i familiari delle vittime. Vogliano comprendermi i presenti. Se io termino questo saluto con una parola non di pietà, che pure è intensa nel mio animo,
ma con una parola di lotta. Viva la democrazia! Viva la Repubblica! Viva l'Italia antifascista!